Ciao! Allora, stasera facciamo una gara un po' buio, lo so, non si vede benissimo la webcam, ma fa niente. Facciamo una piccola gara a Monza con la Jaguar, ok? La Jaguar è una macchina un po' strana, un po' particolare, non è utilizzatissima perché non è una macchina molto performante sui circuiti stretti, sui circuiti un po' così, diciamo un misto stretto. Sui circuiti veloci una macchina che dice la sua, anche se è molto vecchia, una macchina del 2013, credo, 2012. E a Monza diciamo che la Jaguar può avere delle possibilità. Ripetiamo, può, non, nulla è sicuro. Non ho fatto qualifiche, quindi parto 27esimo e vabbè, va bene così, non ho fatto nessuna qualifica proprio perché stavo settando un po' di cose. E quindi, ecco, siamo appunto 27esimi, accendiamo i fari, siamo 27esimi e abbiamo praticamente intorno a noi macchine di un certo calibro, Porsche, BMW, McLaren. Mercedes, sarà facile, eh? Non sarà facile. Però, come potete vedere, mi dice di spostarmi a sinistra. Io devo stare dal lato del rettangolino bianco, quindi devo andare a sinistra, anche se di default la sottocorsa mi ha messo a destra. Non so, forse è un bug del sistema, non lo so. Però, sta di fatto che bisogna sempre mettersi dal lato della freccettina, del rettangolo bianco, ecco, e poi bisognerebbe cercare di stare nella parte centrale del verde, della zona verde, ecco, più o meno. Ecco, siamo nella parte della zona verde, stiamo andando a 60 all'ora. Non so perché è partita la seconda. Allora, vediamo un attimino perché Monza è sempre un circuito, c'è questa BMW dietro che mi arriva a cannone. Io alzo un po' il gas perché vedo che qui siamo in una situazione abbastanza complicata. Qui ci sarà sicuramente un ingorgo incredibile di macchine che si distruggono, esplodono una con l'altra, però devo dire che sono stati abbastanza bravi. Vabbè, niente, dai. Più o meno è andata bene. Siamo tanti, siamo 29 macchine, quindi è chiaro che capitare, però devo dire che sono stati tutti molto bravi. Qui diciamo che abbiamo l'altra prova del 9. Ok, siamo andati più o meno bene. Oh, ecco, peccato, l'hanno spinto fuori. Vabbè, dai, capita. A destra ho un amico, quindi non posso spostarmi. Ho le gomme freddissime e come avete visto il retrotreno è partito in un attimo. In un attimo. Ecco come parte il retrotreno alla Jaguar. Ok, intanto al momento possiamo. Le gomme sono un po' freddine. Quindi devo andare, come si dice, no? Schiscio. La gomma fredda è la macchina un po' giro, la gomma si deve riscaldare. Come potete vedere la macchina, la Jaguar, guardate che adesso ho rallentato perché non posso aprirmi a destra e ho questo qui davanti, ma la macchina, la Jaguar a Monza, mannaggia ragazzi, e spinge, questo guardate come rientra, guardate, cioè senza parole, ecco, questa gente veramente meriterebbe, ma non ho parole, cioè tanti calci nel culo. Guardate quanto va la Jaguar, guardate come raggiungo la Lamborghini, passo tu, cioè è una macchina che spinge veramente tanto. Adesso qui devo fermarmi un po' prima, se no tampono e vediamo se sono tutti abbastanza bravi. Fair play. A sinistra ho la Lamborghini di prima che vorrebbe superarmi e niente, la Jaguar, ragazzi, la Jaguar è pazzesca. Guardate che accelerazione, guardate la Lamborghini. Sicuramente lui sta spingendo. È una macchina particolare, ripeto, su questi circuiti è una macchina che dice veramente la sua. Però, un po'
Ecco, il telaio flette tantissimo, quindi una macchina che è un po' molleggiosa, prendi un cordolo e diciamo che hai... Guardate, guardate che accelerazione, cioè, veramente, eh? E... saper portare al limite la Jaguar a Monza, vi assicuro che è una macchina che qui vince. Guardate, guardate come supero la Ferrari. Cioè, guardate. Adesso mi tampona, ma vabbè, no, per fortuna è stato bravo. Ok. Quindi, sono sedicesimo. Ho superato la Ferrari, e cioè è una macchina che va sul dritto. Poi nelle curve strette, ecco, diciamo che è una macchina che un po' soffre, ecco, soffre. Vedete, il retrotreno parte molto velocemente, bisogna darle un assetto giusto. Io adesso ho l'assetto aggressivo di default, quello standard di competizione, quindi niente, non ho regolato granché. Comunque, vediamo come arriviamo qui a questa staccata. Abbiamo davanti degli amici che... Oh, non voglio tamponarlo perché ha frenato in maniera un po' troppo conservativo l'amico con la Porsche. Però, allora, vediamo cosa riusciamo a fare oggi con la Jaguar a Monza. Qua c'è un po' di auto in bagarre. Oh, no, niente, lui è andato così. C'ho questa Honda che pare che, non so, non vuole andare lui. Anche lui molto conservativo. Sì, ma vedo che sa guidare molto bene. Ecco, sì, diciamo che è meglio che ce lo togliamo davanti, perché ha una guida abbastanza da bradipo. Quell'altro con la Porsche invece è proprio andato dritto, proprio... Niente, lui ha visto dei funghi, ha detto va, adesso raccolgo due funghi, faccio un risottino e via. E adesso c'ho la Porsche dietro, che è un'altra macchina che spinge bene, ma la Jaguar diciamo che riesce a tener testa abbastanza bene. Bisogna, ecco, essere molto delicati con la Jaguar, perché il retrotreno parte molto velocemente, ma dice la sua, eh? È una macchina che dice assolutamente la sua. E beh, la Porsche l'ho staccata un attimino. Dodicesimo, beh, sono partito 20, cos'era, 27? No, non male, non male. Ecco l'amico, non voglio buttarlo fuori, però mi ha chiuso un po'. Ok, continuiamo, vediamo se riusciamo con questa Jaguar a superare questa Porsche davanti e magari, perché no, anche la Lamborghini. Questo, guardate, guardate lui di lato qua, è andato bello lungo. Anche questo con la Lamborghini, se non frenavo lo mandavo ad arare nei campi. Ecco, diciamo che io guido così, poi ognuno, cioè io non volevo tamponare questo con la Lamborghini, ma avrei potuto, se non avessi frenato l'avrei sicuramente tamponato, cosa che capita spessissimo ai server pubblici. E perché? Perché rovinarsi la gara e rovinare la gara degli altri. Guardate la Jaguar come supera la Lamborghini, cioè sembra che abbia, non so, 20-30 cavalli in più. Adesso la Lambo è andata dritta, è andata un po' lunga, però... Di lato un altro amico che adesso mi butta fuori, sicuro. Ho cercato di tenere l'interno. Lui è uscito più forte perché si poteva allargare, io invece no, però. È l'amico con la Porsche che comunque spinge, ma... Diciamo che la Lamborghini, voilà, Lamborghini,
Porsche qua. Eh sì, dovevamo entrare appaiati, amico caro. Non è che ci sei solo tu, eh. Infatti è stato un po' allegro. Però li abbiamo superati entrambi. Sono decimo. Davanti a me, 4 secondi a 3, abbiamo una Mercedes. Sarà difficile prenderla, ma noi proviamo a fare il meglio che questa Jaguar riesce a tirar fuori, perché guardate già il retrotreno in accelerazione, proprio forse devo aumentare un attimino il traction control, che mi posso distrarre. Adesso è a 3, forse mi conviene metterlo a 4, che dite? Boh, proviamo col traction control a 4. Ok, vediamo se riesce ad avere un attimo di trazione in più senza perdere il retrotreno. Ok, dietro abbiamo Guerrero con la BMW. Bella macchina, mi piace la BMW, mi piace. Bella però, e deve stare un po' dietro Guerrero. Guerrero, non è che ti posso far passare così solo perché è una macchina bella. Io qui in accelerazione ti stacco un po'. Sì. Poi sperando che adesso allo staccatone dopo il rettilineo Guerrero, carissimo amico, riesce a staccare bene l'amico. Però va Guerrero, ammazza. Bravo. Vabbè, lo facciamo andare, dai. È inutile che stiamo a stringerlo per buttarlo fuori. Sì, ha fatto un ingresso molto allegro, però. Però è stato bravo, eh. È stato molto bravo. E poi devo dire che la BMW è una macchina. Sfanaliamolo, gli mettiamo un attimino di ansia e di pressione addosso. Devo dire che la BMW è un'altra macchina che mi piace tanto. Sì, io uso queste macchine un po' sottotono, queste un po' meno utilizzate, Jaguar, BMW, piuttosto che forse Lexus qualche volta, ma così, ripeto, è una cosa che mi piace, avere una macchina diversa da tutte le altre e comunque cercare la prestazione con una macchina anche che non sia la solita, ragazzi, Mercedes, la solita Ferrari, la solita Porsche, che davvero ormai ci sono alcuni server che sembra il monomarca un po', sembra la Porsche Cup. Vabbè, comunque, questa Jaguar mi piace, una macchina che mi piace, però ecco, va guidata con molta attenzione e la gomma dietro già inizia ad avere dei cedimenti strutturali forse anche importanti. Beh, vedremo, mancano 8 minuti. C'è una bandiera gialla, c'è qualcuno che... Eccolo lì, che è andato fuori. Guardate com'è il retrotreno. Sì. Tende ad uscire in accelerazione. Ecco, questo è un difetto della Jaguar abbastanza importante. Diciamo che il retrotreno un attimino lo perdi. E con, diciamo... mediamente. Oh no, ho preso il cordolo in maniera completamente sbagliata, ma va bene, potevo uscire un po' meglio e magari riuscire a sorpassare l'amico con la Mercedes giallo uniposca. Vediamo se l'amico riusciremo a passarlo in un'altra circostanza magari. Comunque, dicevo, allora sulla pista vedete la riga verde, no? La riga, questa, diciamo, l'indicatore di traiettoria, di punti di frenata e punti di accelerazione, bla 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 bla. Allora, è vero, non è bello di strike, non lo so, non è una cosa molto professionale da tenere, perché nella realtà non hai questa striscia verde al centro che poi diventa rossa, che comunque ti indica la traiettoria ideale. Perché ce l'ho? Ce l'ho perché sono abituato così, ma in realtà, come vedete, non la utilizzo per prendere spunto da traiettorie e punti di frenata, no, perché davvero non è molto, diciamo, precisa, soprattutto per i punti di staccata.
e non è che la utilizzi se davvero proprio non conosci il circuito, se hai le prime armi con la simulazione di guida, benissimo. Però io ce l'ho attivata e non lo so nemmeno io perché. Ormai mi sono abituato così da sempre e ogni tanto la disattivo, chiaro, assolutamente. Però è una cosa che mi... non lo so, la tengo lì come, come riferimento extra, ma ripeto, non ha un'utilità vera. Non la utilizzo per seguire la traiettoria o il punto di staccata, questo assolutamente no. Il Mercedes un po' voleva fare il brillantone. Sono andato abbastanza lungo qua, abbastanza. Facciamo passare l'amico, vabbè. Ero distratto. Abbastanza distratto, però vabbè. Sì, infatti ho frenato ai 200 e ho sbagliato. Perché così parlando ovviamente ci si distrae, parlavo appunto di questa la riga verde, la riga che ti indica la traiettoria e tutto. Oh no! Ok, abbiamo superato un po' all'interno, anche lui ha dovuto un attimino rallentare, beh chiaro, però l'ha visto, ero dietro di lui, andavo più forte, insomma vabbè, è stato molto bravo devo dire l'amico con la Mercedes verdina. Diciamo che questa macchina è un po' ecco, non appena inizi a girare, il pneumatico perde, i freni iniziano a non avere più quel mordente, si vede che è una macchina sicuramente vecchia, una macchina 2012, però ha un motorone, ha un motore eccezionale e innegabile che comunque è un gran motore. Poi ovviamente la ciclistica è tutto diciamo il telaio, ecco il telaio non veniva il termine, e non è un telaio di una macchina recente, quindi chiaro che si flette, chiaro che ha dei problemi, però è una macchina che tipo viene a Monza, dice la sua. Oh ragazzi, io sono partito 27esimo e sono settimo, non è che io sono bravo assolutamente, però questa è una macchina che riesce a tirare fuori le unghiette, soprattutto, ripeto, nei circuiti abbastanza veloci come Monza o Spa, per esempio. È una bella macchinetta. L'altra macchina che va veramente forte è l'Aston Martin, però il modello vecchio, la V8, la V10. Quella è un'altra macchina che va veramente forte, c'ha un motore, c'ha un sound, madonna, veramente eccezionale. Peccato che anche lei ovviamente ha un handling, si sente che è una macchina vecchia, perché poi vai a prendere la Aston Martin, la V8 Turbo del 2019, la recente, diciamo, quella più recente, e senti tanta differenza, ma non tanto di motore. Sicuramente ce l'ha anche un bel motorone sicuro, ma senti proprio la differenza in inserimento, in percorrenza curva, staccata. Ecco, è una macchina concepita in un'epoca differente, così come la Jaguar ha un gran motore, ma si sente che il telaio, diciamo, è tutto sospensioni, e se è una macchina che ha i suoi annetti, però ripeto, vincere a Monza o arrivare a Monza sesto, come sto arrivando io, spero di arrivare a sesto, con una macchina del 2013 e sei in bagarre con Porsche, Lamborghini, Ferrari, macchine recentissime, performantissime, un telaio eccezionale, una sicuramente regolazioni millimetriche che migliorano tutto quello che vuoi migliorare, e diciamo superare e arrivare davanti a queste macchine con una macchina di questo tipo. E questa è la soddisfazione che a volte cerco nel simulatore. E ecco perché utilizzo il primo video che ho fatto con una BMW M6, altra macchina che non usa nessuno. Secondo, sempre a Monza, lo sto facendo con una Jaguar, un'altra macchina che praticamente sui server è inesistente, o nei campionati addirittura non si vede mai, ma mai. Però ecco, fare delle buone performance con una macchina di questo tipo forse ti dà un senso di soddisfazione, forse un po' più ampio, ma
giusto perché sei con una macchina vecchietta che sta dicendo la sua. Io praticamente ora sto girando da solo perché davanti a me ho 6 secondi e mezzo l'amico con la BMW, il Guerrero, quello che mi ci ha passato prima, veramente va molto forte. E 6 secondi e 3, ma difficilmente riuscirò a prenderlo, manca 1 minuto e 40, quindi sto andando in maniera abbastanza non dico delicata, ma senza spingere oltre il limite, perché comunque anche dietro l'amico con la Mercedes Pullman ce l'ho a 6 secondi e 7, quindi sono in una condizione dove non sento la necessità di dover spremere al 200% la macchina, e quindi vado tra virgolette tranquillo. Intanto a Monza cala, sta facendo notte, oddio no, siamo al tramonto, però ecco, molto suggestivo questo scenario di Monza al tramonto, dove i fari delle auto iniziano a illuminare tutto il circuito, la pista, ed eccezionale. Guardate, se io dovessi spegnere i fari, è non male, cioè è una sensazione di realismo molto importante. Poi con la pioggia è lì davvero il realismo è pazzesco. La pioggia la pioggia in assetto corsa competizione aggiunge una botta di realismo veramente incredibile. Guidare però con la pioggia, ecco, è lì. Però ecco, se sei abituato alla Jaguar, più o meno sei nella stessa condizione, perché la Jaguar va sulle uova anche sull'asfalto, su questo tipo di asfalto, quindi diciamo che imposti il traction control in maniera un po' più alta, cambi un pochettino la mappa del motore per non avere un'erogazione cattiva, e si va. Io adesso ho la mappa 1, quindi la più potente, adesso posso mettere, ecco, tipo mappa 3, il motore ha qualche, diciamo, cavallo in meno, serve a consumare un po' meno di benzina, ad avere una macchina un po' meno aggressiva nell'erogazione, e di conseguenza anche il consumo della gomma diciamo è minore, perché non scarichi a terra un qualcosa di molto violento e brusco. Ovviamente le mappe si decidono durante la gara, il pilota può decidere che mappa tenere. La 1 è la più performante, normalmente è quella che ti dà tutto quello che la macchina può generare. Ok ragazzi, partito 27esimo, fuochi d'artificio, arrivato 6° a Monza. Beh, niente male, direi, no? E con una Jaguar mi sono portato dietro Mercedes, BMW, Audi, Lamborghini. È una bella soddisfazione, diciamo, non è una cosa simpatica. Niente, grazie mille di avermi seguito ancora questa volta, e se avete qualche richiesta scrivetelo sotto, qualunque cosa, un giro con qualunque macchina in qualunque altro circuito, o volete vedere qualcosa di particolare, di speciale, scrivete sotto quello che volete fare, e io lo farò, cercherò di farlo per voi, cercherò di darvi consigli anche su quel poco che so, non so tantissimo, non sono un espertissimo. Ok, grazie mille, ciao ciao.